Ciao a tutti e bentornati a questo nuovo modo di incontrarci nella finestra dei Balcani che quest'anno vogliamo utilizzare attraverso il video per far arrivare a casa nostra qualcosa che la missione ci consegna. È vero che tante volte siamo noi che chiediamo qualche cosa a voi, è vero, siamo poveri, abbiamo bisogno di tanto e grazie davvero per quello che tante volte arriva attraverso di voi. Ma anche se siamo poveri, siamo convinti di potervi donare qualche cosa. Allora con questi nostri incontri voglio far arrivare qualche cosa a casa nostra di quello che la missione ci insegna e ci consegna. E vorrei partire questo primo incontro non con delle parole mie, ma con le parole di un nostro giovane, Jürgen, che alcuni di voi hanno conosciuto, che adesso si trova proprio lì a Brescia a studiare, all'interno di un progetto di cooperazione che servirà per costruire il suo futuro. Voglio partire dalle sue parole per far arrivare qualche cosa a Brescia di quello che è la missione. Sono parole che ha pronunciato agli inizi del mese di settembre a Gussago in un'iniziativa intitolata La Corsa dei Colori, per parlare del mondo alla nostra realtà bresciana. Ascoltiamo le sue parole e poi proviamo a salutarci con questo primo impegno. Lo ascoltiamo. Jürgen, vengo dall'Albania e sono qui a Brescia perché devo studiare all'Università Cattolica, Sacro Cuore. Ho 22 anni. L'Albania è grande più o meno come metà Italia e fa 3 milioni di abitanti. Una caratteristica molto forte che si trova nel mio paese è l'amicizia. Cioè, l'amico per noi è come un fratello e si fa di tutto. Ecco, appunto, anche qui in Italia voglio trovare proprio questa cosa, l'amicizia, che per me è molto importante e molto bella. È tutto qui e grazie a tutti. Ecco, dalle sue parole prendo spunto. Dobbiamo tornare a considerarci un po' di più fratelli. Ma fratelli veramente. Ecco, questo è quello che si impara e che ho imparato anche io stando qua. Quando ci si trova da soli, si impara la bellezza e la ricchezza di voler bene a chi è diverso. Sì, dobbiamo tornare a considerarci un po' di più fratelli, senza pregiudizi, senza guardare le differenze, senza guardare quello che apparentemente gli altri sembrano essere, ma provare a incontrarli per quello che sono dentro. Ecco, io sono convinto che questo ci insegna la missione, ad essere fratelli. Io con Jürgen e con altri ragazzi veramente mi sento legato, mi sento fratello. E questo è quello di cui abbiamo bisogno anche noi nelle nostre comunità. Tornare a costruire fraternità, non a costruire programmi, a costruire progetti, a costruire fraternità, a star bene insieme. Ecco, mi auguro che così anche quest'anno su questi temi abbiamo la possibilità di confrontarci insieme. Buon mese missionario a tutti, ricordatevi di noi e noi ci ricordiamo di voi attraverso la costruzione di una vera famiglia che è quella che il Signore Gesù ci ha insegnato a vivere. Grazie a tutti e al prossimo appuntamento. Ciao!